Ospite, siamo qui per scambiare quattro chiacchiere su ovviamente Sanremo, il suo album che è uscito il 12 febbraio, si chiama Libera, siamo tutti molto contenti di averlo comprato personalmente. Io ancora non l'ho preso, ma la mia fidanzata è scappata subito, appena ha saputo che perché le poi io donne fossi stanno qua. avanti, non c'è niente da fare. Era molto gelosa, perciò per favore tranquillizzala, perché No, se no. perché? Tranquilli, tranquilli. Sono qua, io sono Federico, lui è Vito e lei Anna, la conoscete Ti saluto ovviamente. tutti. Ti saluto e saluto tutti. Volevamo fare giusto due domande, ma a proposito magari della scuola. Sappiamo che hai vinto il festival di Sanremo Sezione Giovani nel 2002 a 15 anni, perciò come hai fatto a conciliare la scuola con questo grande successo? Cioè, già per me è complicato conciliare lo sport con la scuola, figuriamoci per te. Guarda, inizialmente è stata un pochino dura e in più diciamo che i professori sono stati alcuni abbastanza clementi, altri invece quasi non condividevano questa passione. Però dopo un pochino di tempo, dopo qualche anno che comunque ero assente e mi toccava studiare nei viaggi ovviamente, poi avevo mio padre con me fino a 18 anni, quindi non si scappava assolutamente, il pomeriggio si studiava e la sera si andavano a fare dei concerti. Nell'ultimo anno ho dovuto fare una scuola privata perché poi ovviamente le assenze sono state tante, non si è potuto più proseguire, però ovviamente mi rivolgo ai giovani che comunque hanno delle passioni di non abbandonare assolutamente la scuola, perché è un modo per interagire con i ragazzi della tua età, è un modo che comunque la scuola ovviamente serve e soprattutto perché ti riporta sempre con i piedi per terra. Certo, capisco benissimo. Vabbè, allora passiamo un attimo a un'altra domanda. La puntata di oggi che noi abbiamo deciso di incentrare sul tema dello sport. Molti studenti della nostra scuola affermano che lo sport per loro sia come una valvola di sfogo per i numerosi impegni, per lo stress magari accumulato durante le intense giornate di studio. Ora, se noi pensiamo appunto che la vita di un semplice liceale possa aver bisogno di questa valvola di sfogo, che ci dici a proposito della vita di chi appunto a 15 anni vinceva già nella categoria giovani del Festival di Sanremo? Hai mai avuto un determinato sport che ti ha magari aiutata a staccare la spina, per così dire, dallo stress, tensioni che si Ma guarda, al accumulavano? di là dello stress, tensione, eccetera, perché poi alla fine tu capisci qual è la valvola di sfogo, perché ci sono magari ragazzi che fanno tanto sport, però si sfogano su altre cose. Devo dire che purtroppo nelle scuole è anche accentuato il tema del bullismo, quindi magari si sfogassero tutti in altre attività rispetto a questo problema che è tantissimo attuale. Devo dire che io facevo pallavolo. Per 2 anni prima di iniziare appunto questo mio percorso Bellissima. nel mondo della musica. E lo sport è fondamentale perché soprattutto per i bambini. Io e mio figlio, la prima cosa che ho fatto nel momento in cui ha compiuto 1 anno e mezzo, l'ho portato a fare nuoto, perché comunque ti mette in una condizione di parità verso i tuoi amici, no? Perché comunque c'è un insegnante, cioè la disciplina è una cosa importantissima che va insegnata soprattutto ai più piccoli. Un'ultima cosa, un aneddoto magari sul professore più antipatico a scuola, qualcosa Mamma sicuramente ti mia, lo sarà vorrei ammazzare, capitato. lascia stare. Guarda, c'era un Cosa insegnava? insegnante, una suora laica, della quale non faccio il nome in inglese. Io ti giuro, era una delle mie materie preferite e studiavo tanto perché sai quando dici, ah, sta cosa mi piace proprio tanto, Che no? materia? Inglese. Inglese. Me l'ha fatta odiare perché puntualmente mi metteva 3 e in più aggiungeva ogni volta che mi metteva 3 tu dovresti smettere di cantare, stai perdendo solamente del tempo, i tuoi genitori si dovrebbero vergognare e dopodiché poi andò mio padre alla cosiddetta riunione e gliene disse 4, no? Perché non si può permettere di come dire, Allontanamento. no, ma non si può permettere nemmeno di umiliare una ragazza. Comunque adesso non me frega niente che ho 28 anni, però all'epoca magari 15-16 anni sentirsi umiliata così davanti alla classe non era il massimo. E devo dire che questa è una cosa che comunque mi porterò dietro, quindi anche il lavoro non solo degli alunni ma degli insegnanti è fondamentale anche per una formazione, Senti ancora la tua amica del cuore? La tua compagna di no? Ogni banco? tanto sì, anzi io delle volte la chiamo, non mi si chiappette proprio, cioè come ti posso dire, non mi si fila proprio. E tante volte le ho detto, ma magari vieni a Roma, ci vediamo, proprio niente, sai che Niente. dici, ma me ne frega niente, cattiva, che devo fare? Grazie mille, Va bene, Anna. È stato un grazie. piacere per noi. Grazie a Ciao, voi grazie e ancora. Anche spero di vedervi presto. noi lo Anche a noi. speriamo.